Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo video di analisi alla conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Allora, sono molto più sereno oggi rispetto a 7 giorni fa perché la conferenza stampa di oggi mi è piaciuta decisamente di più rispetto a quella dell'altra volta, dove mi interrogavo e mi chiedevo per quale motivo si dovesse continuare a interrogarci, a mettere in primo piano gli obiettivi minimi. Un conto è mettere gli obiettivi minimi, quello per me non aveva minimamente senso e ve l'ho detto. Invece oggi sono molto più sereno e rilassato per due motivi. Uno, ho visto un Allegri molto concentrato e molto sul pezzo, che ha parlato a modo suo, perché questo è un suo classico quando le cose vanno bene, cercare di tirare giù la pressione, l'attenzione, quando le cose vanno male invece cercare di vedere il bello. Questo è proprio un classico di Allegri. E in seconda battuta perché ha dato delle risposte che condivido, ha detto tante cose che condivido. Poi vi voglio raccontare quella che invece secondo me è la più grande paura che ha Allegri in questo momento, e provo a spiegarvi il perché di determinate risposte. Però devo dirvi la verità, non mi è dispiaciuta la conferenza stampa di oggi. Abbiamo anche una certezza, un'ufficialità, non di mercato, ma sulla partita di domani. Ci arriviamo. Allegri dice, è importante, è la prima in casa davanti al pubblico, che ci darà una mano. Siamo in attesa di giocare, lo stadio sarà pieno, sold out, quindi complimenti a tutti quelli che hanno risposto presente e domani saranno allo stadio. Io quest'anno non ho ancora deciso se e quando ci andrò, semplicemente devo anche capire a livello lavorativo e a livello personale alcune cose prima di decidere se e quando andare allo stadio. Però un po' di invidia nei confronti di chi domani sarà all'Allianz c'è, perché la prima partita in casa è sempre qualcosa di differente. Quindi noi ci vediamo domani sera per la diretta. Dovremo essere bravi a trascinarli giocando una bella partita. Allegri dice la Juve deve giocare una bella partita di fronte al suo pubblico, che ha risposto presente e che domani ci darà una mano, che non è mai stato fuori rosa. È arrivato in ritardo e ha pagato una multa che come sempre diamo in beneficenza. Ha avuto un vecchio colpo, ma ora sta bene e domani è a disposizione. Mancano 6 giorni circa alla fine del mercato e noi pensiamo alla partita di domani. Penso che rimarremo questi e ne sono molto contento. Ora, io non ci credo ancora che rimarremo questi. L'altro giorno vi facevo i conti dei giocatori della Juventus e dicevo che secondo me sono troppi. Anche lo stesso Allegri una settimana fa aveva parlato di meno di 23-24. Secondo me una cessione se non due potrebbero esserci, più un prestito se non due. Intanto si sta parlando del Frosinone per Sulé e Kai Jorge, vediamo se queste operazioni andranno in porto oppure no. Io qui non mi fido, però poi lo stesso Allegri dice non parlo di mercato, e quindi il fatto che non parli di mercato credo che sia una bugia bianca questa del rimarremo così. Però ormai siamo agli sgoccioli, vediamo, perché manca poco. Pogba sta meglio, ha fatto una buona settimana di allenamento, soprattutto mercoledì che è stato un allenamento intenso, domani è a disposizione e può anche essere utilizzato. Io finché non vedo non credo, quindi su Pogba non commento più, perché non voglio né illudere me stesso né illudere voi. Allegri ha detto questo, vi ho riportato le testuali parole: se domani gioca sono contentissimo, se domani non gioca non sono sorpreso. Ecco, diciamo così. Purtroppo domani non verrà confermata la formazione. E questa è l'ufficialità di cui vi parlavo. Tech ha preso un colpo, Szczęsny ha preso un colpo in allenamento e non sarà a disposizione. Giocherà Perin. Sugli altri 10 ho un dubbio a metà campo, uno sugli esterni, deciderò domani mattina. Quindi non ci sarà la formazione confermata. Ma se dovesse essere confermata nei 10 di movimento, sarebbe una grande vittoria, secondo me. Però Allegri che dice ho un dubbio sul metà campo, e secondo me Fagioli Miretti, un dubbio sull'esterno, e secondo me Cambiaso e Ealing. Questi sono i ballottaggi, secondo me, ad oggi. Vedremo un attimo. Su Szczęsny, anche qua voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, che io vi sto portando avanti da un po' questa mia idea che se arrivano delle offerte per giocatori come Szczęsny e Kostic, li prendo in considerazione. Non è che un'esclusione non per un colpo in allenamento, ma per altro, punto di domanda, perché anche Vlahovic ha preso un colpo in allenamento. Quindi che colpo in allenamento ha preso Szczęsny? Anche Ken l'aveva preso ed è stato fuori. A meno che poi non venga nemmeno convocato neanche Vlahovic, però Allegri non ci ha detto di questa cosa quando parlava del 10 di movimento. Quindi io ve la butto lì. C'è stato troppo entusiasmo dopo la prima partita, dice Allegri. E come vi dicevo prima, quando le cose vanno bene, o comunque la tifoseria sembra un po' più carica, Allegri tende a smorzare perché non vuole che i giocatori vengano presi di mira da questo entusiasmo, non vuole tenere comunque i toni abbastanza bassi, vuole partire con le luci spente, diciamo così. Questa è sempre stata una caratteristica di Allegri. Va benissimo l'entusiasmo, dice, ma abbiamo giocato solo una partita. Il Bologna gioca bene, infatti dopo mette subito le mani avanti e parla del Bologna. Qua proprio è il classico manuale della comunicazione di Allegri.
si parla di no vabbè, ma noi pensiamo, però loro, quindi il Bologna gioca bene e ha giocatori bravi davanti, con il Milan ha creato tanto, 17 tiri in totale, non ho controllato, sono sincero, l'ho vista, però mi è sembrata una partita abbastanza ok da parte del Milan. Se non la affronti con il modo giusto e piglio giusto una partita e non fai una partita ottima, difficilmente domani la porteremo a casa. Ok l'entusiasmo, ma dobbiamo ricominciare a vincere più partite possibili, lavorare con grande voglia di migliorare situazioni singole e di squadra. Attenzione che quando si parla di squadra io sono sempre più contento, perché abbiamo visto che questa Juventus qui, se è una Juventus che si fa prendere dalla fuga e vuol fare le giocate individuali e basta, è una Juventus che va in estrema difficoltà. Se è una Juventus invece che gioca di squadra e fa dei movimenti anche provati in allenamento e non improvvisati in campo, è una Juventus che può assolutamente dire la sua. Per quelli che sono i giocatori questa è la strada, così come lo era l'anno scorso e così come lo era l'anno prima. Quando invece avevamo gli squadroni abbiamo visto che anche dando le indicazioni che erano state date in questi due anni poteva funzionare, perché quei giocatori erano pensanti, erano intelligenti e riuscivano comunque a portare a casa dei risultati. Queste Juventus qui hanno bisogno di metterci le mani e quest'anno si spera che queste mani vengano messe. Con Bonucci abbiamo già parlato e detto, non c'è nulla da aggiungere, non serve a niente, lui sa la situazione, la Juve è stata chiara, quindi andiamo avanti. Allora, qua io l'altra volta avevo detto, ma io sono stupito di non sentire parlare di Bonucci. Ha tagliato subito il discorso. Bonucci sa la situazione, punto. Attenzione. Clima rovente tra Juventus e Bonucci e tra Allegri e Bonucci da questo punto di vista. Mi piace, sarei veramente curioso di sapere esattamente cosa è successo, lo impareremo più avanti. Io non dico che le cose non sono andate bene negli ultimi due anni, beh mister, insomma, quest'anno abbiamo una rosa completamente diversa dove occorre correre molto, la media si è abbassata, l'età media si è abbassata. All'inizio dico la squadra e lo staff come lavorare per caratteristiche dei giocatori a disposizione. Allora, che le cose non siano andate bene negli ultimi due anni, beh, secondo me è un dato di fatto, però qui sono opinioni personali, non credo che la Juventus abbia lavorato bene negli ultimi due anni. Che quest'anno abbia una rosa completamente diversa, non sono d'accordo, perché la rosa è molto simile all'anno scorso. Che la Juventus, questa Juventus, debba correre molto e che l'età media si sia abbassata, ne sono assolutamente convinto, anche perché abbiamo visto nel video di ieri dell'età medie, in cui mostravo che effettivamente la Juve è stata una delle squadre più giovani in Serie A. Aggiungo, secondo me nel primo turno in Serie A la Juventus è stata una delle squadre più convincenti insieme alla Fiorentina in totale, per quello che ha mostrato. Poi anche qui sono opinioni. Il fatto che ogni anno a seconda della squadra a disposizione si lavori, si decida come lavorare, ecco, quest'anno Allegri la sta buttando molto sulla fisicità. E come l'altro giorno avevo detto nella parte SMR che è piaciuta a tanti, lo dico piano, però sembra che la Juventus sia migliorata anche dal punto di vista degli infortuni muscolari. Segno che se si lavora un po' meglio da quel punto di vista lì, magari può venire fuori qualcosa di interessante. Quindi la Juventus sembra fortemente orientata a buttarla sulla corsa e non mi sembra per niente una cattiva idea, dando un'occhiata a quello che è lo sviluppo ormai del calcio in Europa. Serve migliorare la gestione della palla e bisogna lavorarci. A Udine è stata una bella vittoria, ma bisogna migliorare. Stiamo calmi e tranquilli, con equilibrio, vanno valutate le caratteristiche e i miglioramenti di squadra che ci sono stati e che ci saranno. Dobbiamo trasformare il giocare una volta a settimana in un'opportunità. C'è voglia di lavorare diversamente rispetto alle abitudini. Allora, qua bisogna capire se la volontà di Allegri di buttare la Juve sulla corsa è perché si gioca una volta alla settimana e quindi c'è un modo di lavorare differente, quindi si può lavorare di più atleticamente, o perché secondo lui i calciatori sono quindi più giovani, più freschi e hanno più necessità di correre, di buttarla sulla corsa, o magari un insieme delle due cose. Perché dire che la rosa è completamente differente, no, non è vero, la rosa è molto simile all'anno scorso. Poi che l'età media si sia abbassata, sì, ma banalmente se la metti sul campetto hai dato via Di Maria, l'ha sostituito con Yıldız, hai dato via Bonucci, l'ha sostituito con Huijsen, che per l'amore del Signore, non dico che siano follie, a maggior ragione per come è la situazione economica oggi in Italia e per quelle che erano le necessità economiche della Juve, nello specifico, in questo calciomercato. Però ovviamente non stai parlando della stessa squadra, è una squadra simile, con dei nomi in meno, ma della qualità del talento in più, ed è per quello che poi, del talento sul lungo, per quello che poi vi dico perché mi è piaciuta una certa risposta di Allegri. Andiamo avanti. L'anno scorso comunque siamo arrivati terzi in campionato con tutte le problematiche.
Bisogna lavorare, abbiamo abbassato l'età media, abbiamo giocatori con meno esperienza e va cavalcata l'onda dell'entusiasmo. Ma seguendo solo l'entusiasmo ci facciamo male. Siamo appena partiti, i giudizi possono cambiare in fretta, non bisogna strafare, il calcio è bestiale, noi dobbiamo lavorare con calma e convinti di star facendo bene. Il Bologna non sarà una partita facile, è una squadra che dà fastidio a molti, ha fatto un ottimo mercato e davanti a giocatori bravi. Quindi Allegri dice sì, l'entusiasmo va benissimo, ma non può essere solo quello. Però credo che Allegri sia consapevole del fatto che l'entusiasmo quest'anno può essere la carta vincente per la Juve, non tanto quello dei tifosi, ma quello dei calciatori. I calciatori devono avere l'entusiasmo di essere a disposizione di una squadra che ha deciso di modificare quello che mette all'interno del campo e che quindi la butta tanto sulla corsa, la butta tanto sui recuperi offensivi alti, la butta tanto sull'entusiasmo. Se la squadra segue la via dell'entusiasmo, ma non solo, io sono veramente convinto che questa Juve possa fare bene, 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 anzi benissimo. Se questa Juve invece si rifugia all'interno delle cose che ha utilizzato negli ultimi 2 anni e non sfrutta questo entusiasmo, non sfrutta questa corsa, non sfrutta questi recuperi alti in pressing, non andrà da nessuna parte. Questa è la grande differenza, che sembra piccola ma non è, tra il fallire e invece tra il riuscire ad esultare. È proprio la grande differenza. La rabbia non è un rimpianto. Quando sono tornato ho firmato per 4 anni con la Juventus. Andare via quest'anno, dopo che la squadra è stata cambiata con tanti giocatori, che anche qua non è cambiata in tanti giocatori, però dopo non sapeva come concludere la frase, e dice: il giorno che andrò via dalla Juventus vorrò lasciare una squadra che potrà lottare per tanti anni per la vittoria. Questo è il mio desiderio. Questa è una frase molto bella, devo dire la verità. E se la Juve seguirà queste indicazioni, quelle che sta seguendo da questa campagna acquisti in poi, e cioè cercare davvero di abbassare l'età media, cercare davvero di inserire in prima squadra dei giovani, cercare davvero di scommettere su di loro anche a costo di sostituire Paredes con Nicolás Caviglia, Di Maria con Yıldız e Bonucci con Huijsen. Stiamo parlando di 3 giocatori che hanno vinto mondiale, europeo, scudetti, coppe America, di tutto e di più, con dei giocatori che sono dei 2005 che hanno giocato al massimo in Lega Pro. Quindi è un passo molto grande questo, molto coraggioso da parte della Juventus. Se Allegri accetta questa cosa qua e dice una roba del genere, allora ipoteticamente, dato che poi Allegri avrà un altro anno di contratto, anche l'anno prossimo la Juventus potrà avere una struttura di questo tipo. Quindi questa di Allegri, secondo me, è una frase molto bella. In Arabia invece sono ormai una realtà. Fanno le cose bene, hanno comprato giocatori forti e anche giocatori medi. Non sono preoccupato, ma il mondo è ormai globalizzato. 50 anni fa sembrava lontana la Cina, invece oggi è vicina, così come l'Arabia e la Russia 40 anni fa. Bisogna assolutamente guardare e farci i conti. Ecco, questa è la cosa che mi è piaciuta. Perché gli hanno detto, ma lei si aspettava così tante difficoltà sul mercato da parte della Juve anche per dire il discorso inerente a Lukaku e quindi la squadra che si ritrova, bla bla bla. E lui dice, scusi, ma in difficoltà in che senso? La squadra è buona, anzi è ottima, è una squadra con grandi margini di miglioramento. Abbiamo giocatori giovani che possono migliorare, sarà un buon auspicio per il futuro. Io e la società sapevamo che sulla squadra c'era ben poco da fare. Questa è una frase meravigliosa, secondo me. Poi vi dico, secondo me, che cosa significa tradotta. Però questa è una frase meravigliosa, perché la Juventus non ha avuto difficoltà. La Juventus sapeva che avrebbe avuto delle difficoltà dal punto di vista degli acquisti, non avrebbe fatto dei mercati spumeggianti, ma non è che la Juventus è andata in difficoltà sul mercato. La Juventus doveva seguire questa linea e aveva 2 opzioni. O cede Vlahovic e prende Lukaku, o cede più profili e mantiene Chiesa Vlahovic. E secondo me ha scelto la strada giusta la Juventus. Secondo me è stata brava alla fine andare qua, perché non avrei accettato di buon grado la partenza di Vlahovic per Lukaku, anche perché banalmente tutti i bei discorsi che abbiamo fatto fino adesso sarebbero andati in fumo, non avrebbero avuto senso. Non stavamo parlando più di una squadra giovane che deve correre, stavamo parlando di una squadra che comunque dava via un classe 2000 per un classe 93 solamente per una necessità economica. Quindi secondo me la Juventus ad oggi è arrivata a seguire la via giusta, e questa è una risposta molto bella. E vi dico, ve la voglio tradurre, perché dopo Balice chiede ad Allegri, ma scusa, allora questa squadra è migliorata rispetto all'anno scorso? L'abbiamo già detto, sono usciti dei nomi, sono stati sostituiti con dei ragazzi del vivaio. E Allegri dice, se sarà migliore e se miglioreremo, lo vedremo in base ai risultati a fine stagione. Dire vinceremo lo scudetto, oppure
La squadra è migliorata, sono titoli che servono a voi giornalisti, a noi non servono niente. Noi dobbiamo rimanere sereni e lavorare su Bologna. Noi quest'anno dobbiamo rispettare l'avversario, conoscere i nostri limiti e soprattutto correre. Un DS mi diceva sempre, correre non è obbligatorio nel calcio, ma aiuta. E su questo noi stiamo lavorando. Vi spiego. Secondo me Allegri ha molta paura in questo momento a fare trionfalismi. Perché? Perché ha una squadra che non si addice alle caratteristiche che lui sempre ha definito vincenti. Lui ci ha sempre spiegato che secondo lui è più difficile vincere con i giovani, è più facile vincere con giocatori più formati. Questa è la sua idea di calcio. Quindi Allegri oggi fa un po' fatica a dirti la squadra è migliorata o vinceremo lo scudetto o siamo migliorati. Non te lo vuole dire, perché sono cose che vanno anche un po' contro il suo credo. Vanno secondo me anche contro il personaggio che si è costruito. Io il primo anno dell'Allegri Bis, in un video insieme a Michael Reghini, dissi: signori, la mia più grande paura legata ad Allegri è che Allegri sia tornato per dimostrare che può ancora vincere nel modo in cui dice lui, anche se la squadra è cambiata. E sarebbe l'errore più grande, e lo dicevo a pochi mesi all'inizio del campionato. Il primo anno e il secondo anno di Allegri Bis mi sono sembrati esattamente questa cosa qui. Allegri che vuole vincere a modo suo per dire: avete visto? Avevo ragione io. Ci sono tantissimi che sono stati trascinati giù dal loro personaggio, sono stati assorbiti completamente dai propri personaggi. Allegri e Ladani sono gli opposti, sappiamo che c'è stato quel confronto acceso, e secondo me da quel momento tutti e due sono stati identificati a paladini di un'idea e si sono create delle vere e proprie sette religiose attorno alle loro parole. Ecco, io credo che non ci sia niente di più sbagliato nel andare a fare degli estremi, che non esiste mai una cosa sempre vera, una cosa sempre falsa. Ogni situazione va valutata, ponderata, ragionata. Questa squadra qui può vincere con l'approccio che abbiamo avuto negli ultimi due anni? No, perché se no fai banalmente le stesse cose che hai fatto l'anno scorso e le fai peggio e raggiungi risultati peggiori. Proprio per quello che dicevamo prima: oh, ma manca Di Maria, oh, ma manca Bonucci, oh, ma manca Cuadrado, oh, ma manca Paredes. Hanno messo tanto questi qua l'anno scorso? No. E perché non hanno messo tanto? Perché la squadra aveva delle caratteristiche che non sono state sfruttate, perché facendo giocare la squadra o applicando determinati concetti che quest'anno invece abbiamo visto, l'anno scorso Di Maria sarebbe stato più protagonista, Cuadrado sarebbe stato più protagonista. Su Paredes e Bonucci lascio un po' da parte per discorsi relativi proprio allo stato fisico dei due calciatori. Ma a me Di Maria ha deluso tanto. E credo che Di Maria a sua volta sia stato deluso tanto dalla Juve, e che questo sia stato un cane che si morde la coda, che abbia provocato in Di Maria questa negatività e che l'abbia portato a performare male, perché aveva in mente un'altra roba. Quindi sono tante piccole cose, che piccole non sono, però Allegri in questo momento non te lo può dire, non te lo vuole dire. Mi piacerebbe tantissimo, sapete qual è il mio sogno? Ve lo dico al 26 agosto 2023, in questo momento. Se la Juve quest'anno vince lo scudetto, e lo vince col dinamismo, con la corsa, con un'età media abbassata, con dei costi ridotti, sotto la guida di Massimiliano Allegri. Perché mi piacerebbe poi arrivare a fine anno a sentire quella che è la lettura di Allegri. Perché mi piacerebbe tantissimo sentire Allegri che esce un po' dal suo personaggio e dice: cavolo, questa nuova via, questa nuova visione mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto capire che non è che ho sempre ragione io dicendo che sono queste cose qua che vanno inseguite, le altre no, non ha senso, che lo schema non abbia senso. Può un allenatore dire che gli schemi non hanno senso? Può dire che secondo lui sono più importanti i calciatori. Però quest'anno che la Juventus, con dei calciatori meno importanti rispetto all'anno scorso, ma con degli schemi in più, secondo me ha più possibilità di far meglio rispetto all'anno scorso, mi piacerebbe poi sentire la lettura di Allegri. Così come mi piacerebbe sentire la lettura di, riprendo Lele Adani proprio perché c'era questo confronto di Adani, che dice: sì, però la Juventus comunque con Allegri quei 5 anni li ha vinti, ha fatto dei risultati, ha portato a casa delle cose incredibili, straordinarie, dei percorsi anche europei, delle finali di Champions, che andava benissimo comunque fare giocare così, poi magari poteva essere di più, poteva essere meglio, ma quello è stato comunque un grande percorso, è stato bravissimo a fare quella roba lì. Io non vedo questa volontà di venirsi incontro, io vedo sempre queste cose qui. Quindi il mio sogno è che la Juve quest'anno vinca lo scudetto, lo vinca con dei principi differenti e in antitesi completa rispetto a quelli che sono sempre stati discorsi
di Massimiliano Allegri nelle interviste, nelle conferenze stampa e in tutto e di più, quando andava a parlare, con tutte le volte che si è sentito parlare, e sentirgli dire: cavolo, la squadra nei nomi, nei calciatori, quindi nell'idea di calcio Allegri, è peggiorata, ma quella roba lì che ci abbiamo messo in più in campo ha migliorato decisamente la situazione. Questa sarebbe veramente la cosa più bella. Quindi secondo me Allegri oggi ha paura anche ad esporsi per questo motivo qua, non solo perché sarebbe una figuraccia poi non arrivarci, quest'anno dice vinco lo scudetto e poi no, ma perché secondo me ancora lui non si fida, lui secondo me non è ancora convinto che questa strada sia quella giusta. È per quello che vi continuo a dire, secondo me dall'alto gli hanno detto: Max, rimani, d'accordo, ma la strada che abbiamo seguito negli ultimi 2 anni non è quella giusta, quindi o mangi questa minestra o salti dalla finestra. E Allegri, che non è convinto e non voleva lasciare, abbandonare la Juventus anche di fronte a un'offerta economica importante come quella dell'Arabia, secondo me questa è una cosa buona, bella da dire, perché tutti hanno accettato fino adesso quei soldi lì e Allegri non li ha accettati per rimanere a Juve in una situazione difficile, ma dove magari l'ha messo anche con le spalle al muro, da dirgli: adesso ti rimetti in gioco. Poi magari queste sono tutte chiacchiere, tutte congetture che io in testa, non è mai successo questo, non è mai arrivata l'offerta, non gli ha mai detto questo, e domani si torna a fare una partitaccia brutta. Però io invece quell'onda dell'entusiasmo la devo seguire, perché io mi sono ritrovato in una stanza completamente buia, ragazzi, in questi mesi, tra la penalizzazione e tra quello che vedevamo in campo e tra le difficoltà economiche e tra la possibilità di perdere dei giocatori e tra la possibilità di non acquistarli. Io mi sono ritrovato in una stanza completamente buia, in cui non vedevo la luce, l'unico bagliore là in fondo era avere la next gen, avere creato questa organizzazione che può darci qualcosa. Quante volte durante i giorni della penalizzazione vi dicevo: l'unica cosa che funziona alla Juventus è quella roba lì, noi dobbiamo veramente metterci nella testa che quella è la salvezza del futuro della Juve. Esce Di Maria, entra Yıldız, esce Bonucci ed entra Huijsen, esce Paredes ed entra Nicolussi. Questa è la strada che la Juventus deve seguire in questo momento qui. Lo deve fare. E quindi io magari mi illudo, voglio anche illudere voi, voglio provare a trascinarvi, perché io dentro il buio pesto non ci voglio stare. Io voglio seguire quella scia luminosa, quelle lucine lasciate per terra. Io le seguo come se fossero un sentiero, perché sono convinto che seguendo questa strada qui, e se la Juventus ha detto: Max, ok, rimani, però cambiamo, e se si segue quello che abbiamo visto in questa pre-season Udinese-Juventus, e se si vuole davvero correre, e se si vuole davvero abbassare la media, se si vuole davvero investire su questi ragazzi, signori, ci divertiamo quest'anno, ci divertiamo, e alla fine dell'anno non abbiamo il muso così. Tanto partiamo da un presupposto: l'unica cosa veramente positiva di quest'anno è che non avremo eliminazioni europee, e questo è meraviglioso, dato che l'anno scorso abbiamo avuto 2, questo è meraviglioso. E quindi io ne ho bisogno di questo entusiasmo da seguire, perché se penso che anche questo sia completamente una bugia, una frottola, una cosa che non esiste, a che cosa mi aggrappo? Perché se, di diverso da questo non c'è niente. In questo momento non siamo una squadra ricca, non siamo una squadra competitiva in Europa, siamo una squadra che negli ultimi 3 anni non si è mai giocata per essere competitiva a livello di campionato, nemmeno in Italia. A che cosa ti puoi aggrappare? Non c'è altro modo. Quindi devi aggrapparti per forza di cose alla volontà che internamente la Juventus si siano rotti i maroni e abbiano deciso di cambiare tutto completamente. Questa è l'unica vera strada che la Juventus e il tifoso della Juventus può seguire in questo momento. Una sorta di atto di fede? Può essere, però bisogna seguire questa cosa qua. Non parlo del mercato degli altri. Vlahovic e Chiesa, Milik e Ken sono attaccanti molto forti e molto bravi. Chiesa quest'anno può fare bene, è più propositivo e sono contento. Così come Vlahovic, così come Milik, così come Ken. Yıldız è giovane e ha grandi prospettive. Sono sereno su questo. Non so se Lukaku sia andato alla Roma. Ne parleremo poi nel caso. Noi abbiamo 4 più 1, anzi 5 con Yıldız attaccanti, e di questo sono molto contento. Le altre squadre non le giudico io. Il 31, anche se non è il 31, a mercato chiuso avremo più chiarezza sulla forza delle altre. E anche questa è una frase che mi è piaciuta tanto ed è il motivo per cui io non vi ho ancora portato la mia previsione sulla Serie A. Fino a che il mercato non è chiuso e fino a che non ho visto anche quelli che sono gli approcci che voglio andare alle squadre a quest'anno dal punto di vista del campo, come faccio a sbilanciarmi? Come faccio a dirmi? È come indovinare i numeri della lotteria, no? È basato puramente sulla fortuna.
E quindi questo è stato, signori. Wow, anche oggi siamo andati sulla mezz'ora. Io mi scuso perché poi la gente nei commenti mi scrive: non ho mica tempo di ascoltare sta roba. E lo so, ragazzi, mi chiedo scusa, ma cosa devo farci? Ci sono tante cose da dire. Vi chiedo di lasciare un like, un commento, perché mi piacerebbe sapere la vostra opinione a proposito di tutti questi argomenti trattati qui sotto, nello spazio dedicato. Un'iscrizione se ancora non siete iscritti al canale, perché siamo vicini a toglierci un'ennesima soddisfazione. E noi ci vediamo domani con quella che è la prepartita in mattinata e poi nel pomeriggio con la live reaction su Twitch e tutto il resto dei contenuti qui su YouTube. Ciao!